Ciao a tutti, io sono Nicola Pesce e vi parlerò di Infedele, il mio ultimo lavoro che è nato in maniera atipica rispetto agli altri miei due primi album, ovvero Un meraviglioso declino ed Ego Mostro, perché ci ho impiegato quasi 3 anni per la realizzazione e poi, a differenza degli altri due, ho coinvolto anche un produttore artistico esterno che è Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che mi ha in qualche modo aiutato intanto sulla selezione dei brani, perché ho scritto oltre 20 pezzi. Inizialmente io volevo fare un doppio, però poi ho rimesso in discussione tutto e abbiamo selezionato insieme 8 brani. Che ho in parte già avevo scritto e prodotto, e quindi poi insieme a lui e a Mario Conte abbiamo fatto la vera e propria produzione artistica del disco, ed è un disco molto ricco, pieno di influenze anche diverse, dovute sicuramente dai miei ascolti trasversali, che vanno dalla musica elettronica al pop, al fado portoghese, ai suoni esterni di ambiente che abbiamo ripreso con dei microfoni binaurali, che sono dei microfoni particolari che raccolgono i suoni in maniera tridimensionale, e quindi veramente ricco di influenze. Questo è uno dei motivi anche per cui si chiama Infedele. Non solo però per l'aspetto musicale, ma anche per quello testuale, che ho utilizzato una tecnica di scrittura che in qualche modo mischia anche vari livelli di linguaggio che vanno in alcuni brani utilizzo un linguaggio più urban, in altri invece un linguaggio più poetico, con l'endecasillabo. Infatti ho fatto un mix delle mie parte conoscenze, e quindi questa sorta di stratificazione del disco ci stava benissimo col titolo e con la copertina, che raffigura me da piccolo durante la mia prima comunione, e quindi mi sembrava interessante fare questo mix di riferimenti religiosi misti alla varietà del disco. Ferrara sotto le stelle è uno dei festival più belli secondo me in Italia negli ultimi anni. È per me un grandissimo piacere suonare qui, perché lo lego a dei ricordi meravigliosi, ovvero a dei concerti che ho visto. In primis la prima volta il Radiohead nel 2007-2003, non mi ricordo, una decina d'anni fa circa, la prima volta sono venuto qui, però poi sono ritornato varie volte per altri concerti, e l'ultima volta ho visto qui uno dei miei gruppi preferiti, che si chiamano Wilco, insieme a Kurt Weill, che apriva la serata. È stato un concerto stupendo. Quindi per me è un grande piacere suonare in queste location da sogno per me. In Sicilia ci sono dei posti meravigliosi, però questo è sicuramente un luogo magico. Con Alessandro Baronciani, che ha anche curato la grafica appunto di questa splendida serata, siamo molto amici, abbiamo fatto varie esperienze di vita insieme. Ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa. Lui aveva dedicato nel suo primo disco una canzone a un mio libro a fumetti, che si intitola Quando tutto diventò blu, ed è anche il titolo della canzone che ha dedicato questo libro. E poi ci siamo conosciuti a un concerto, e quando ha chiuso il primo disco, il primo set di concerti, che si chiamava La fine del declino, mi ha chiamato, e quando uno ti invita in Sicilia non devi dire di no, ovviamente. Abbiamo realizzato per 3 anni fa ormai una graphic novel per Bao Publishing, che è un editore di fumetti italiano. Questa graphic novel si intitola La distanza, ed è in parte ispirata ad Antonioni, alla poetica di Antonioni. Io ho scritto la parte testuale, Alessandro invece ha fatto tutta la parte dell'illustrazione grafica. Da qui che il fumetto è stato venduto benissimo,
è stato un piccolo caso poi letterario di quell'anno lì, e quindi poi ci ha spinto questa cosa a provare a portare dal vivo la nostra esperienza. Lorenzo suonava con la chitarra acustica e io d'altra parte, lui era tutto totalmente analogico e io d'altra parte ero totalmente analogico, usavo gli acquarelli, anzi le colline, e abbiamo fatto queste canzoni che duravano il disegno duravano esattamente come la canzone. Poi principalmente dietro di me Alessandro disegnava live, veniva proiettato alle mie spalle il lavoro di Alessandro sui brani, tutto sincronizzato, tutto live. È un esperimento che è stato premiato tantissimo dalla gente, è piaciuto, che poi ha fatto seguito al libro che abbiamo creato durante il tour pensando, buttando giù delle idee, e da lì abbiamo creato questo concerto disegnato che era abbiamo fatto più di 70 date in giro per tutta Italia. E sempre con questa formula, lui suonava dal vivo in acustico e io disegnavo dal vivo senza Photoshop. Il pubblico in qualche modo veniva coinvolto da subito ed entrava dentro lo spettacolo. E niente, stavo dicendo come ti ho conosciuto, però tu non mi hai mai fatto mangiare la Mafalda, perché è palermitana. La Mafalda è il panino? No, non è palermitana, è siracusana. Ah, vedi? No. Ma perché stavate parlando della Mafalda? Progetti per il futuro ne ho parecchi. Adesso finiremo questo bellissimo tour che è cominciato a gennaio. Abbiamo fatto già una trentina di date, ne faremo ancora tante altre fino a settembre. Poi io sto lavorando alle musiche e alla realizzazione, anche alla parte della scrittura, di uno spettacolo teatrale che si chiama Stanno tutti male, che il titolo è catastrofico, ma in realtà è ironico lo spettacolo, quindi non vi preoccupate. E poi sto lavorando sempre come autore per la Sony da adesso quasi più di un anno, e quindi continuerò questa attività di autorato, e sto lavorando a un libro che vedrà la pubblicazione più in là. Quindi questo è i miei prossimi obiettivi.